diretta calcio long version, abbiamo inglobato anche sotto porta d'eccellenza e con piacere avere qui in studio il presidente, l'avvocato Gianni Paris, il presidente dell'Avezzano. Ben trovato, in buona, come due moschettieri qui accanto, Paolo Durante e Lorenzo Valeriani. Buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutti. È davvero un piacere averla con noi, avvocato. Insomma, sono finiti i festeggiamenti? O... No, sono finiti, anche se quando si vince la testa ti fa festeggiare a oltranza. Quindi c'è un rilassamento, c'è un'idea precisa che quello che avevi programmato poi è riuscito e quindi gli investimenti sono andati a profitto. Eh beh, ma tra l'altro voi i festeggiamenti mentalmente, secondo me, li avete iniziati già da parecchio tempo, da diversi mesi. Insomma, non festeggiamenti, ma c'era tanto ottimismo. Ma sapevamo che avevamo allestito la Ferrari e siamo arrivati primi anche effettivamente, come dicevi tu, con un mese e mezzo, con la consapevolezza di essere vicini, vicinissimi alla Serie D. E poi oggi la quarta serie del calcio italiano, la categoria che veste la città, è l'abito giusto. E ovviamente l'augurio ora è che la città voglia fare un passo in più, che sia quella della presenza allo stadio, che sia quella di aiutare il sistema giuridico del club con l'azionariato popolare che sta riprendendo a dare i suoi frutti e quindi questo poi inizia a funzionare. Ah, ecco, tra l'altro queste sono proprio le immagini che abbiamo trasmesso in diretta, no? Proprio a caldo, l'ho vista piuttosto emozionata, no? In quelle prime battute. Sì, sai, nella storia dell'Avezzano Calcio 100 anni e poco più, 103 anni, sono il presidente che da 11 anni e più, insomma, tira avanti questa carretta. E... Beh, questa non è più una carretta adesso. Beh, no, diciamo una carretta metaforica. Diventata... No, metaforica, perché è una cosa seria. Una bella carretta. Quante promozioni, presidente? Questa è la quarta. La quarta. La prima in prima categoria come Avezzano FN con quella denominazione. L'anno dopo cambiai denominazione in Avezzano Calcio e quindi vinto campione in prima categoria, uno di promozione, due di eccellenza. Ho perso tre finali playoff in promozione, eccellenza e Serie D e poi ho vinto due Coppa Italia, una in promozione, una in eccellenza regionali e una Coppa Mancini. Una bella bacheca. Sì, infatti nella conferenza stampa che farò mercoledì allo Stadio De Marzi porterò tutte le maglie dei vari campionati vinti. Però Presidente dirà anche tanto altro, no? In questa conferenza. Necessariamente sì, perché c'è una scelta precisa mia e della famiglia di tornare ad una normalità più giusta, più adeguata e quindi senza andare a oltranza dal punto di vista patrimoniale, perché se ti dicessi quanto è stata la mia perdita in questa stagione ci rimarresti male tu al posto mio. Ma quindi in sostanza cederà? Ma se ci sarà un presidente con la voglia di fare il meglio del sottoscritto, ovviamente quello che ho detto lo faccio, avanti Paris. Ma non più illimitatamente, quindi budget fisso da parte mia e quindi senza più rovinarmi, perché effettivamente l'impresa calcio gestita come la gestisci senza un limite è ovviamente un qualcosa che non può funzionare per il bene di un'azienda. E quindi è chiaro che sarà invece d'ora in avanti, qualora non venisse acquistata nei prossimi 30 giorni, sarà una società di amici, tanto che è stato creato un gruppo che si chiama Z nel cuore, fatta da imprenditori avezzanesi e marsicani, tranne qualcuno di fuori come Renato Ventresca, che chiaramente daranno il loro contributo, la loro quota, si stabilirà già dalla settimana prossima quello che sarà il budget e con quel budget si allestirà la squadra. Presidente, l'ultima da parte mia, poi naturalmente c'è Lorenzo. Sì. Lorenzo che io solo una cosa volevo dire, magari Z nel cuore in questo periodo vabbè, non lo diciamo, forse non è stata una scelta proprio... Ma no, in realtà è uno slogan nostro, quindi non ha una... Noi poi, insomma, lo sappiamo. Fedeltà e l'amore per la squadra non ha... Non la vediamo come qualcosa che... assonanze, come mi fai questo tuo riferimento, ma
funziona l'amore, per me la maglia, per me il valore dello spogliatoio, lo stadio, le emozioni, i pianti che mi sono fatto con mia madre e con la mia famiglia alla vittoria di questo campionato valgono più di tanti successi economici. E quindi questo poi è il bello del calcio, questo è il bello della passione. Questo è il calcio per chi lo fa nel giusto modo, come me, che insomma per il calcio ha dato tutto, e però ha capito insomma che ci sono altri aspetti della vita che vanno gestiti meglio, e quindi la volontà mia di fare un passo indietro dal punto di vista economico diventa il punto di equilibrio per continuare a fare calcio. Resta in piedi l'idea sempre dell'azionariato popolare, a che punto siamo arrivati, Presidente? Poi lei prima ha parlato del direttore generale Ventresca, che tra l'altro ha acquistato oltre 200 quote, notizia freschissima. Sì, sì, proprio nella giornata di oggi, questa mattina, ha acquistato 200 quote, le altre già le aveva, quindi è l'azionista, dopo il sottoscritto, più importante del club. Mi auguro che tutti gli altri imprenditori che fanno parte di questa cordata marsicana facciano la stessa cosa. Questo sistema dell'azionariato non fa altro che rendere l'Avezzano Calcio più forte a prescindere dal sottoscritto. Tanto che la volontà mia è quella che il 23 prossimo venga nominato un altro presidente, posso anche rimanere il patron, ma non più il presidente. Questo è un motivo per me essenziale, perché avere un altro imprenditore che scelga di fare il presidente dell'Avezzano Calcio, anche dal punto di vista federale, mi consentirà di avere un minor carico di responsabilità, anche se poi, ecco, dal punto di vista di quello che è il principio del pagare le tasse e affrontare debiti e crediti, potrei, ecco, continuare a essere il timoniere. Però se dovesse accadere che sia nella cessione sia, ecco, di un nuovo presidente dal 23 maggio, io sicuramente continuerò a dare un apporto importante, con un rapporto sia di socio che come me sponsor al club, perché l'amore è l'amore, quindi la squadra di calcio è come una bella donna, come dice l'inno, il nuovo inno bianco-verde di Adriano Meni. Sì, le mie sono due di curiosità, la prima è tecnica e la seconda tra virgolette politica, non so se faccio scegliere al Presidente quale ricevere come prima domanda. Ma quella più difficile. Allora faccio quella tecnica, perché secondo me quella politica è meno complicata. Torti confermato nel caso in cui dovesse rimanere Presidente? Ma venerdì avremo un incontro nel mio studio, già ho annunciato al mister che ci vediamo. Io credo che poi mister Torti abbia assunto in questa stagione forse il suo atteggiamento top. È stato equilibrato, non se l'è mai presa con gli arbitri, ha capito il peso dell'orchestra che stava dirigendo, è stato affiancato in maniera splendida sia da Ridolfi che da Ventresca, e quindi è riuscito sempre a non far trapelare i malumori, è stato sempre attento al bene del club ed è stato quasi a volte nello spogliatoio invisibile. Quello è il giusto ruolo che ha un allenatore che è maturato, che sa quello che vuole dalla squadra e soprattutto sa quello che deve dare alla società. E quindi un allenatore così venerdì si incontra con il Presidente, e poi insomma lo saprete venerdì sera quello che ci diremo. La seconda: è così grande la ferita con l'amministrazione tanto da parlarne il giorno dopo la vittoria del campionato? Ma sai, in tutti questi anni l'amministrazione comunale, oltre a darci il gargantuono dello stadio De Marzi, 55-60 mila euro di costo annuo tra utenze e manutenzione del manterboso, null'altro. E l'uscita ultima, quando io non solo in maniera provocatoria ho chiesto il contributo promozione di 20 mila euro, ho ricevuto la risposta, che è un non senso, di questi aiuti fantomatici legati allo stadio De Marzi. Lo stadio De Marzi, se l'amministrazione comunale riuscirà a trasformarlo
in sintetico, o meglio l'antistadio in sintetico, chiudendo via Ferrara, che è la strada di comunicazione tra lo stadio e l'antistadio, sarà ovviamente il bene della collettività e sicuramente il bene della squadra di calcio. Ma dare un contributo al club credo che non sia un problema di Corte dei Conti, di possibilità, ecco, che l'amministrazione passi per quella che dà un contributo così, che non ha un privilegio, che non ha una promozione del territorio, perché io credo che la squadra di calcio sia non solo calcio, ma turismo, commercio, e che dia lustro ad un territorio che, se lo andiamo a vedere bene bene bene, è incentrato quasi esclusivamente sulla squadra di calcio. Non me ne vogliano gli altri sport cosiddetti minori o paralleli al calcio, resta il fatto che l'Avezzano Calcio nella nostra città, nel capoluogo della Marsica, ha un ruolo talmente centrale, talmente da peso specifico considerevole, che credo, insomma, che debba avere anche un riconoscimento. Se l'amministrazione continuerà a fare questo non senso, sia non partecipando alla campagna abbonamenti, perché gli amministratori, tranne qualche azione sporadica, non hanno sostenuto il club, non hanno dato un contributo né a inizio campionato, né durante, né ora, non hanno aiutato in nessun modo il club né a pagare le utenze né a gestire quelle che sono le necessità fondamentali della squadra di calcio, io ovviamente non ce l'ho né con il primo cittadino né con l'assessore allo sport, ma resta il fatto che parlano i numeri. L'amministrazione comunale negli ultimi anni non ha dato un euro all'Avezzano Calcio e non ho timore di essere smentito. La ferita è enorme, devo dire, no? Direi di sì, c'è tanta amarezza, traspare, Presidente. Ma sì, ma io non sono un assistenzialista. Io credo che l'amministrazione comunale debba riconoscere un ruolo alla squadra di calcio. La squadra di calcio non si regge assolutamente con il contributo dell'amministrazione comunale, ci mancherebbe. L'Avezzano Calcio costa 1.800 euro al giorno, quindi il contributo che può dare l'amministrazione comunale è soltanto per dare un premio, un contributo, e basta, non chiediamo altro. Quindi credo che a Palazzo di Città, a Piazza della Repubblica, debbano veramente farsi un esame di coscienza e considerare questa cosa come un contributo che fa parte non solo della preoccupazione che poi possano essere, tra virgolette, messi alla gogna dalla Corte dei Conti perché hanno dato un contributo, perché ho ricevuto come risposta: stiamo vedendo come fare, perché c'è un sindaco di un paese vicino che è finito sotto processo perché ha dato il contributo alla squadra di calcio. Non è questa la risposta che mi aspettavo da chi ci amministra e da chi vuole bene all'Avezzano Calcio. Le faccio tornare con il presidente Paris sul fatto, insomma, di questi possibili contributi che l'amministrazione comunale potrebbe destinare alla squadra che poi rappresenta non soltanto la città, ma credo un po' tutto il comprensorio marsicano in questo caso, no? Volevo chiedere, ma in passato, quando non era presidente Paris, ci sono stati dei contributi? Le risulta? Ma nella storia io ero sia un vostro collega che un tifoso dell'Avezzano Calcio e da quello che ricordo io, in maniera precisa, nelle varie amministrazioni hanno dato il loro contributo alla squadra della città. Ma non è tanto, caro Paolo, l'aspetto del contributo in sé per sé, ma è il peso, il contributo che possono dare al club, perché io, sai, faccio l'avvocato tutti i giorni e credo che un'amministrazione comunale che ti voglia aiutare possa dire al presidente del club: ci sono 20 aziende territoriali che lavorano attraverso l'amministrazione comunale, puoi andare a chiedere un minimo, a chiedere, non perché ovviamente non si può fare altro, no? Perché un imprenditore è libero di darti il suo contributo, la sua sponsorizzazione o meno. Beh, io non ho ricevuto un nominativo da parte dell'amministrazione comunale per sostenere la squadra di calcio, e quindi è giusto quello che dicono a casa: la Ferrari l'hai voluta tu, perché se fosse stato per la città e per il sistema dell'Avezzano Calcio avremmo avuto... Presidente, una non voglio 600. Pensare male, ma non è che magari il fatto che lei è presidente
qualcuno ce l'ha con lei in particolare? Ma no, guarda, perché, non credo, però ti posso dire questo a vantaggio che 23 maggio, quando ci sarà l'assemblea degli azionisti, dei soci del sistema appunto dell'azionariato popolare, io comunque non farò più il presidente. Okay. Se non riusciamo a nominare il 23 maggio il nuovo presidente, lo nomineremo qualche settimana dopo, ma sarà così perché quello che ho detto pochi minuti fa a voi è ribadito, insomma, l'appoggio incondizionato, illimitato di Paris non può continuare perché appunto ci sono altre priorità che sono appunto quelle legate alle mie aziende, alla famiglia, eccetera, e quindi devo necessariamente fare un passo indietro. Presidente, il ruolo di Ridolfi Luigi come direttore sportivo è stato un ruolo fondamentale, direi, no? Al pari di quello di Ventresca, ma fino all'ultimo, diciamo quello del magazziniere. Ridolfi ha detto qualche settimana fa vado via. Come ha preso questa decisione? Se ha fatto qualcosa per farci un pensierino, per farlo ritornare sui suoi passi? Ma Ridolfi, forse l'unica cosa che gli posso dire in amore, perché ho praticamente un rapporto, siamo stati in classe insieme, quindi c'è un'amicizia da 50 anni. E anche se non li abbiamo, né io né lui, però mostriamo di più, quindi preferisco dire 50 anni. E l'unica cosa che non mi è piaciuta è l'aver anticipato le dimissioni prima della fine del campionato. Okay. Questa è l'unica cosa che gli posso, ecco, rinfacciare in amicizia, perché siamo amici e quindi queste cose si dicono soltanto col sorriso. Il bene che voglio a Gigi, perché noi ci chiamiamo in questo modo, è incommensurabile. Resta il fatto, ecco, che gli auguro il meglio qualora non continuasse il cammino con l'Avezzano credo di avergli dato una grande opportunità e soprattutto una grande tessera, non quella del tifoso, ma quella da direttore sportivo. Così sicuramente, se non farà il direttore sportivo dell'Avezzano, ma di un'altra piazza, sicuramente sarà in grado di far capire quella che l'esperienza maturata con i colori bianco-verdi non è un caso. L'ultima, presidente, da parte mia, che campionato sarà il prossimo, visti i problemi, tra virgolette, non solo quelli con l'amministrazione, ma anche quelli sui tempi per decidere chi sarà il numero uno della società? Ma i problemi non credo. Si può sognare? Ma i problemi, ti dico la verità, con Paris presidente o non presidente, se io resto anche nel dietro le quinte non ci sono problemi. Non ci sono né problemi a sanare gli ultimi debiti di questa stagione, che chiaramente ancora mancano 2 mesi e quindi riusciremo entro luglio a saldare le debenze, e poi scriveremo entro la prima settimana di luglio la squadra in Serie D. Su però calcisticamente parlando, presidente, una promessa la possiamo fare? Beh, piazza, io quest'anno ho allestito una Ferrari. E secondo me questa compagine, così com'è, non farebbe brutta figura, anzi, in un campionato di Serie D che quest'anno, insomma, ha fatto vedere tante belle sorprese. Però devo fare il presidente ancora per qualche settimana e ti dico che c'è necessità di valorizzare, facendoli salire tra i professionisti, almeno 2 giocatori, che sono Walter Braghini e o Mattia Selle, oppure anche il portiere Mattia Venditti, perché sono 2003 che, se non li cediamo adesso e non andiamo quindi a fare cassa, non li cederemo più, ma non faremo neanche un bene a loro. E quindi io, questa è una cosa che abbiamo già ricevuto richieste per tutti e tre, e quindi stiamo valutando, anche perché abbiamo una capacità noi montanari di scegliere l'area giusta, e quindi l'area giusta anche con i giocatori, quindi siamo convinti che riusciremo a pescare altrettanti giocatori bravi per affrontare il campionato nazionale di Serie D. L'altro aspetto è appunto quello che saranno i soci a stabilire insieme a me il budget per affrontare la Serie D. Va a finire che riusciamo, se il budget sarà superiore a 20.000 euro al mese, come io mi auspico per la prima squadra, va a finire che allestiremo comunque una squadra altrettanto forte. Quindi facendo i conti, circa 200.000 euro.
Sì, 10 mesi vengono corrisposti al maestranze, staff tecnico e giocatori. Poi in Serie D, come ben sapete, tutti, tranne le maestranze dal punto di vista federale, sì, hanno il contratto. Esatto. E quindi noi facciamo il contratto anche al ragazzino di 16 anni che percepisce 100 euro al mese, per farvi capire. E forse anche in eccellenza dovrebbe accadere lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Io credo di sì. Io una cosa che per me è sacra è proprio l'impegno economico che si ha con un tesserato, anche quando non c'è un contratto. Infatti la cosa bella è che ho la fortuna di avere giocatori, e non solo, che quando vengono all'Avezzano gli basta la parola di Paris per chiudere l'accordo e quello che è l'importo. La classica stretta di mano, Presidente. E per me vale veramente più di un contratto. Presidente, intanto l'ultima la lasciamo a Paolo Durante, però complimenti per questo, per le sue risposte a un fuoco di fila, siamo in tre qui che l'abbiamo incalzata, non ha perso un tempo. Sono abituato a correre il tempo e ad andare un po' più veloce, quindi riesco sempre a fronteggiare, non facendo soltanto un lavoro nella vita ma più di uno, riesco sempre a gestire meglio anche quando ho di fronte un parterre importante come il vostro che mi fa domande. Importante è una parola grossa. È stato impreziosito dalla presenza del Presidente. Noi siamo sempre Paola, qui noi. Vai con no, l'ultima. Io volevo far concludere a te con una domanda al Presidente, però io più che una domanda una considerazione, perché la vostra promozione l'avete ottenuta dal punto di vista proprio dei numeri la settimana, no, non ieri che avete giocato in anticipo, la settimana precedente, quindi si poteva pensare a un Avezzano con la pancia piena, invece a Pescara contro la Delfino Curi avete vinto, e tra l'altro un vostro calciatore, il bomber Dos Santos, ha realizzato il suo 29esimo gol, che significa, Presidente, almeno per quel che riguarda l'eccellenza abruzzese, aver eguagliato questo record. Lo stesso, no? Record insieme agli abruzzi. Ad altri, credo. Sì. Esatto. Grazie davvero, grazie, Presidente, è stato un piacere. Grazie anche ai colleghi, a Paolo Durante e grazie all'amico a Lorenzo Valeriani. A te, Marco, grazie di cuore e un saluto ai telespettatori, ovviamente.